dottor Cairo, un ricordo? Dottor Cairo, ricordo di tutti a voi. Beh, ho detto già, un amico, una persona, un grande giornalista, un grande sceneggiatore, anche anche quando faceva i suoi Atlantide era veramente dei racconti incredibili. E poi con lui era quando si andava a cena o ci si vedeva, era un racconto, tutto un racconto, e riusciva in qualche modo a far diventare delle favole anche delle cose molto tragiche che purtroppo abbiamo visto nel passato. Quindi insomma era una persona davvero, anche un grande amico, una persona bella, una persona con cui stavi bene, non era mai divisivo, era sempre una persona disponibile, veramente una grande perdita, davvero. Qual è la sua più grande eredità? Beh, credo che la sua eredità sia quella di aver insegnato a tanti giornalisti come sia importante non fermarsi mai di fronte a delle apparenti verità, andare avanti nella ricerca, fare un vero giornalismo d'inchiesta, farlo con una grande attenzione alle fonti, molto documentato, cioè come dire, non fermarsi magari alla prima cosa che potrebbe essere anche la più facile, non cercare scorciatoie ma andare dritti in una ricerca costante e continua, di grande approfondimento, di grande verifica delle fonti, di non accettazione di quelle che sembrano verità immediate, ma invece di ricerca per poi magari confermare quelle che sembrano delle verità immediate. Grazie. Grazie.